Agora O Sr. Professor Sebastiano Tafaro, que é professor honorário na universidade Italiana, foi professor de História do Direito Romano na Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Bari, tem uma obra amplíssima, muito variada, trabalhou temas tão variados, eu não poderia aqui fazer senão uma pequenina amostragem de temas muito centrais, alguns até inquietantes, não é? como o Jurista e a Ambiguidade, Roma e a Pirataria. Eh, o direito e a pessoa, mas vamos ouvir hoje o Sr. Professor Sebastiano Tafaro falar-nos sobre a prioridade do homem e do ambiente e, de, e dos direitos inalienáveis. Professor. Eh, grazie. Eh, allora, grazie. Grazie a tutti per l'invito, grazie ai colleghi. Io parlo solo italiano, un po' di francese e un po' di spagnolo, quindi in questa sede sono... Eh, eh, un po' di tedesco così qualche volta, ma, eh, quindi parlo solo in italiano. Scusatemi, vi ringrazio molto, dopo la splendida relazione eh, si è visto come, eh, che ha messo in luce proprio eh, la difficoltà dell'uomo a farsi valere come uomo. Io vengo eh, da studi eh, sull'antichità in cui eh, un problema dei diritti dell'uomo non si è mai posto. Oggi poi c'è qualcuno che dice c'erano, eccetera, ma perché non si è posto? Perché c'erano eh, almeno per la parte diciamo. Occidentale, cioè eh, assata intorno al Mediterraneo, c'era una visione del mondo che era una visione delle città. E nelle città ognuno faceva valere la sua, il suo peso. Le città greche addirittura erano di tipo assembleare aperte. La visione però degli uomini in questo momento non è ugualitaria, perché sia Aristotele che Platone, per citare due pilastri, dicono che ci sono delle persone che nascono per servire altri. Poi ci sono delle persone che invece nascono per comandare, manco a dirlo, il generale e soprattutto i filosofi, perché loro erano filosofi e quindi si destinano al comando. E invece eh, le cose sono, furono molto diverse in Roma. Perché? Perché Roma nacque, sì città, ma nacque in una maniera diversa, nacque su base federativa e questo aspetto della federazione l'ha mantenuto, direi, quasi costantemente nella storia, sino al punto che, pur essendo città, nel 212, come è noto, disse, vabbè, seguì l'insegnamento stoico, che poi fu fatto proprio anche dai cristiani, che infatti, siamo tutti cittadini del mondo, l'aveva detto anche Socrate, vedendolo, visto... Scritto all'ingresso della metropolitana, siamo tutti cittadini del mondo. Però siamo... E allora nel 212 Antonino Caracalla disse tutti sono cittadini. Poi veramente lui forse lo fece come molti governanti di oggi per farsi pagare le tasse, ma e, diciamo così è un aspetto collaterale e secondario, ma comunque. L'essenziale è che tutti erano cittadini del mondo, perché Roma inventò un concetto basilare, che è un concetto giuridico del, che è poi è entrato nel linguaggio di cui noi abusiamo senza capire che significa, il concetto di persona. Cos'era la persona? Era l'uomo con rilevanza giuridica. E però qui eh, c'è un nodo molto importante. Quale uomo, cioè il bianco, eh, eh, quello di altro colore, l'asiatico? No, qualsiasi uomo. L'uomo buono, l'uomo cattivo, no, l'uomo così com'era, cioè l'uomo storico. E l'uomo, eh, questa... Eh, Rilevanza giuridica l'acquisiva perché uomo, non perché gliela dava qualcuno e perciò questi uomini costituiscono il nervo del concetto di organizzazione. Che eh, noi parliamo di democrazia: i Romani non hanno mai parlato di democrazia, hanno parlato di res pubblica. Costituiscono della cosa di tutti, in cui ci sono, eh, non c'è una distinzione se non per motivi di studio tra pubblico e privato. E le cose sono di tutti e ci sono cose che appartengono a tutti, ma che possono avere un uso individuale in un certo momento, per esempio il fiume, l'acqua, eccetera. Cose, ma c'è un patrimonio di tutti e tutti concorrono a che cosa? Concorrono a due aspetti principali. Alla formazione della volontà di comando che possiamo dire la legge, ma non è solo la legge perché c'è anche la consuetudo, ci sono i mores e concorre al controllo del potere durante l'esercizio perché il grosso nodo della oppressione dell'uomo è che il potere per via qualcuno può dire per merito, io dico sciaguratamente per via della dottrina della divisione dei poteri enunciata da Montesquieu, avviene a posteriori. Cioè io faccio qualche cosa e poi un altro fa il ricorso, poi bisogna vedere la competenza, si fa io non so adesso si va a un primo grado, secondo grado poi si va agli organismi internazionali intanto eh, la gente è danneggiata i, guanti, eh, i guasti alle volte sono irri irripetibili, irriparabili quindi, eh, invece Roma aveva il controllo durante l'esercizio come avveniva questo controllo? avveniva in due modi attraverso una figura in tre modi Due figure, una i censores che controllano la, i mores. I mores che significa? La corrispondenza dell'azione politica, della scelta amministrativa, della stessa legge all'etica, alla correttezza. Poi i tribuni della plebe che potevano dire. Addirittura potevano dire: Non si fa questo, tu non vuoi uscire, non vuoi riunire il Senato, non vuoi riunire il Comizio. E infine l'azione popolare, che è pubblica e privata, cioè ogni cittadino, perché lui è persona, agisce. E non importa adesso come facciamo noi per vedere se c'è un interesse immediato, diretto, personale e vai a vedere è illegittimo, non è legittimo e si perdono mesi. No, ogni cittadino agisce e con questi strumenti partecipa all'esercizio del potere. Ora tutto questo eh, si ruppe nel 1700 e venne fuori. Però, eh, queste, queste cose già le disse Jean-Jacques Rousseau, disse guardate che noi stiamo sbagliando, però prevalse la teoria di Montesquieu, lo Stato democratico, la democrazia rappresentativa, poi che significa rappresentativa di che o di chi? Perché c'era lui, disse Montesquieu, abbiamo... Un modello storico, quello inglese, ma quello inglese aveva una, un suo travaglio, una sua formazione, poi i, i rappresentanti erano uniti al popolo, invece noi adesso abbiamo i partiti che dicono: eh, Sebastiano Tafaro lo manda in parlamento. Sebastiano Tafaro non lo conosce nessuno, però è amico del segretario del partito e va in parlamento, chi rappresenta? E qui è il, è il problema della crisi, poi i diritti umani, queste poi si fanno le guerre, si fanno... e eh, allora ci troviamo di fronte ai diritti umani, poi, come eh, linea di difesa, che è più una, come dire, un atto di fede che non una realtà, perché quando andiamo a vedere i diritti umani sempre siamo tutti d'accordo, poi quando andiamo a vedere ma quali sono, allora, Giustamente a Parigi nell'81 l'Islam dice no ma questi per carità, questi offendono il Corano, non, non se ne parla proprio. Si riuniscono in Asia, dicono ma questa è una visione borghese individuale, ma non se ne parla proprio. Gli stessi occidentali cominciano a dire questo, no ci vuole la terza, la quarta, ma stiamo arrivando alla quinta generazione. Poi per fare che cosa? Per un paradosso. Che è questo, nei paesi dove c'è una Costituzione avanzata, dove l'uomo è già protetto, i diritti umani sono osservati. Dove invece abbiamo un bel dittatore che dice qua comando io andate via tutti, non c'è come far rispettare neppure il diritto alla vita che sembra il più elementare, nel frattempo. Abbiamo un organismo l'ONU che è nato per la pace e che non ha mai dico mai condannato in una riunione o in una risoluzione solenne la guerra come cioè dice per evitare le guerre risolvere le soluzioni pacificamente, però non ha mai detto nessuno stato non deve mai ricorrere alla guerra sia pure per i migliori fini. Anzi il Consiglio di sicurezza può lui andare a fare le guerre. Con il paradosso che abbiamo visto, per esempio io ho vissuto un po' da vicino per varie ragioni, l'esperienza della missione nella ex Jugoslavia, dove poi si è creato un tribunale per i crimini di guerra, ma eh, la nostra eh, rap, diceva, procura la procuratrice che era una Svizzera Carla De Pon del Ponte, non ha mai incriminato gli alleati cioè la NATO, gli americani, francesi, italiani, non so se stavano pure i portoghesi, i quali hanno fatto cose inenarrabili. Io mi sono trovato a Novi Sad, c'era un ponte, la gente attraversava chissà perché Andarono, scaricarono di, di bombe, distrussero il ponte, più 300 persone che erano inermi, eh, passeggeri del ponte, mai messo sotto, eh, neanche in discussione, neanche in inchiesta. Allora, di che cosa stiamo parlando? In tutto questo c'è poi un grosso problema. E tutte queste dichiarazioni, come molte delle Costituzioni, non fanno i conti, anzi adesso c'è stato l'accordo di New York, speriamo che dia i suoi frutti, ma non c'è la questione principale, cioè quella ambientale. Perché? Perché tutto l'Occidente è figlio del pensiero filosofico greco che era antropocentrico. Così non era per quello indiano, però qui era una visione antropocentrica, quindi bene e male. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo che c'è la questione ambientale che è prioritaria. Ora, adesso il problema è difficile da esaurire in due battute, però. Eh, io vedo che eh, anche i migliori come i pontefici parlano sempre dei diritti dell'uomo, poi magari delle generazioni future, diritto all'ambiente sano da preservare, da fare. No, adesso c'è un problema eh, che è quello della sopravvivenza del pianeta come culla della vita. Questo c'è anche a prescindere da interessi economici, di eh, industrializzazione che sono confliggenti spesso e altro. E quindi c'è da ricostruire, in altre parole, un nuovo sistema. Il vecchio, eh, il vecchio modello sul quale l'uomo si trova a vivere è un modello tra l'altro organizzato su un'idea, quella della nazionalità. Oggi anche questo sta saltando, non solo per le migrazioni, ma le migrazioni piacciono o non piacciono, le si vogliono o non si vogliono, stanno sconvolgendo. Di che nazionalità parliamo? Io parlo dell'Italia, di che nazionalità parliamo? Ormai abbiamo eh, la nazionalità italiana. Forse c'è, forse non c'è, perché abbiamo l'Alto Adice la... poi abbiamo gli islamici, poi abbiamo gli indue poi abbiamo. cioè, ormai sono tutti. Allora, forse giustamente ha detto un ex un giurista molto acuto che è stato, che attualmente è vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, dovremmo passare per, proprio per difendere, eh, cioè, innanzitutto togliamo questa. Eh, terminologie e diritti umani, al massimo parliamo di diritti fondamentali, oppure meglio sarebbe di diritti eh, del pianeta e dei viventi, eh, sarebbe forse più, consente. quindi cambiamo terminologia. Secondo luogo, eh, forse parliamo di una riorganizzazione del potere, un modello nuovo. Io ho scritto una noterella. In cui io ho detto forse dobbiamo abbandonare tutti questi schemi, democrazia rappresentativa, partecipativa sì, no. Parliamo di democrazia ricorrente, che volevo dire? Volevo dire questo: che il modello è frutto del momento storico. Ora, giustamente il collega. Con tanta sottigliezza, ha ricordato che Gentili pone le basi per un diritto basato sulla razionalità. Ma la razionalità esiste. Alla fine poi la razionalità non è la razionalità dei colti, è la razionalità dell'uomo comune che ha altri istinti, altre cose. È pure razionale o è antirazionale? E chi decide chi è razionale, antirazionale? Allora, o torniamo. Ha una visione, cioè storicamente si può, in quel momento è stato un fatto di avanzamento, oggi non lo so se lo, lo sarebbe più. Quindi, e, e, però rimettiamo al centro il so, i soggetti, cioè l'ambiente e noi stessi, il popolo, e decidiamo queste cose. E qui adesso quasi quasi. È una brutta parola parlare del popolo perché si dice che eh, ci sono i documenti, cioè in Italia stiamo vivendo un'esperienza perché devono essere eh, in pochi a decidere per il bene comune. In realtà decidono eh, alcuni poteri osculti che non si dichiarano, che possono essere multinazionali, eh, poteri che non conosciamo. Cioè, eh, allora rimettiamo il popolo al centro. Rimettiamo il popolo e ricreiamo gli strumenti che già i romani si dettero, cioè ricreiamo l'azione popolare per la difesa dei beni comuni. I beni comuni non viene in nessuna eh, esplicitamente, le dichiarazioni non fanno riferimento ai beni comuni. Oggi i beni comuni sono essenziali. C'è chi dice che le guerre future saranno per l'acqua. Quindi l'acqua è o non è un bene comune, oppure eh, può essere privatizzato selvaggiamente, venduto a prezzi eh, a chi sì e a chi no, io affamo il mio vicino, eccetera. Allora rimettiamo, dico l'acqua ma ce ne sono tanti, rimettiamo questi al centro e poi ci creiamo gli strumenti, gli strumenti adatti. A me fa ridere quando leggo la divisione dei poteri poi leggo che so la costituzione la, 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 il trattato sia di, di Lisbona che dice che eh, eh, poi si crea la corte di giustizia la quale i cui deliberati sono legge per gli stati poi c'è la direttiva Europei che è legge per lo Stato, è vincolante, cioè praticamente è legge, eccetera. allora chi, dove sta il popolo? Non c'è più, non partecipa più, neanche i parlamenti stanno più, con tutti i difetti, non ci sono più. Allora eh, eh, smettiamolo con questa ipocrisia, cerchiamo di ripescare l'uomo, ridiamo l'azione popolare. Eh, eh, guardando proprio al Trattato di Lisbona, c'è una cosa che è una barzelletta. Se noi cittadini ci mettiamo d'accordo che qualche cosa ci serve, dobbiamo raccogliere due milioni di firme, mi pare in cinque o sei stati diversi, dopodiché che cosa otteniamo? Che la Commissione prende in esame quello che noi diciamo. E beh, che abbiamo fatto? Abbiamo scherzato? Ecco che sta. Allora, ci togliamo di queste ambiguità così come ci togliamo, cominciamo a dire che eh, in questo momento ci vuole una condanna della guerra o fatta bene o fatta male, o per motivi buoni per motivi cattivi e il divieto della costruzione delle armi, perché è inutile che ci prendiamo in giro: finché si costruiscono armi sempre più micidiali, sempre più sofisticate, il costruttore le vorrà vendere e se le va a vendere, qualcuno deve fare la guerra, se no perché se le deve comprare, e quindi la guerra si deve fare. Allora, ci vuole questo. Come si ottiene questo? Certo, è qui il problema è il problema generale del diritto internazionale, se c'è forza o meno. Però l'ONU può dire, se fosse sincero, chi fa la, fa la guerra, chi continua a costruire armi, va fuori dalle Nazioni Unite. E non che noi abbiamo stati eh, nazioni eccetera, che palesemente armano e cosa, e, anzi cose so anche che anche 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 legge nelle Nazioni Unite Questo è, allora, un po' anche 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 a anche a anche 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 Distruggiamo, dico distruggiamo, ma non sono un terrorista, diciamo, lasciamo un po' da parte il vecchio diritto, ritorniamo al, a, a, dal punto in cui si è formato lo Stato contemporaneo, così come è andato, per esempio, non lo so, pure i diritti umani, diritti naturali, ma naturali in che senso? Chi è che parla? La natura non parla allora, alla fine chi li manipola? Chi li decide, cioè, allora cominciamo a vedere invece concretamente su che cosa ci mettiamo, è inutile che parliamo di dichiarazione, dichiarazione vuol dire qualcosa che c'è, diciamo, eh, convenzione, cioè, ma convenzione non tra gli stati, ma tra gli uomini. Eh, diceva Cicerone: il cuore della Repubblica è il controllo del potere. Ma tutto serve alla concordia civium, cioè alla intesa consensuale, consapevole e voluta dei cittadini. E questo deve essere l'obiettivo. È un po' utopistico, io mi rendo conto, cioè non è che sei, però alla mia età posso essere utopistico. Eh. E quindi, utopisti, però poi ho, una volta ho letto il padre della sociologia contemporanea, Karl Mannheim, il quale avverte in un punto e dice, attenzione, che spesso l'utopia del presente diventa la certezza del domani. Beh, io vorrei che magari assieme cominciamo da oggi a riflettere di costruire un'utopia e poi io non vedrò la certezza ma mi auguro che mia figlia possa vederlo. Vi ringrazio molto, obbligato. Senhor professor, muito obrigada. Falámos na época de Gentil, é como uma época extraordinária, mas também a nossa é uma época extraordinária, não é? Encontramos aqui muitos territórios de inquietação e desafio.